Cresce la preoccupazione degli operatori turistici per i disagi causati dalle lunghe code create dai lavori sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, che da cronoprogramma dovrebbero terminare venerdì 9 luglio, mentre dal 18 giugno nella tratta abruzzese verranno garantite due corsie di traffico nel flusso prevalente, il venerdì in direzione sud e la domenica in direzione nord. Condizione che di certo porterà ancora per 4 settimane a disagi per i viaggiatori e turisti. Questo è un grosso problema, si creano delle file, creano disagio in queste giornate calde di grandi spostamenti, di grandi flussi. Noi siamo pronti a accogliere i clienti nel migliore dei modi, così come è nostra tradizione. Ovviamente questa problematica non aiuta le infrastrutture, non aiuta il comfort e far pervenire in maniera piacevole i nostri clienti nelle strutture. Arrivano purtroppo fortemente stressati, dispiaciuti e si lamentano di questo problema, che è un problema serio, perché le file, le colonne a volte sono chilometriche e si tratta di allungare il percorso anche di alcune ore. Questo però augurandosi che in queste settimane non si verifichino nuove chiusure notturne, come è avvenuto qualche giorno fa nel tratto abruzzese Atri-Pineto-Pescara Nord, chiusura che ha comportato la deviazione del flusso, in particolar modo camion sulla strada statale 16. È una serie di circostanze, la 14 già di per sé secondo noi è insufficiente a canalizzare tutto il traffico con solo due corsie. Se a questo poi aggiungiamo i lavori, aggiungiamo il transito dei mezzi pesanti, la situazione diventa veramente difficile e a volte insostenibile, così come ci testimoniano continuamente i nostri turisti. Se non ci saranno delle risposte immediate, siete pronti come operatori turistici anche a manifestare? Sì, siamo pronti come operatori insieme ai territori a manifestare la gravità di questa situazione e ovviamente cerchiamo e sollecitiamo una soluzione, una risposta.